Rimozione del blocco è stata facilitata dalla presenza di una faglia suborizzontale, per cui il blocco era naturalmente privo di basamento. Questo ha creato dei passaggi più facili e dei passaggi molto più complicati. Sul terreno è stata fatta tutta una serie di indagini per capire se il dinosauro c'era o non c'era, non sono servite a niente, e solamente a quel punto si è deciso di rimuovere il blocco. Il blocco pesava circa 4 tonnellate e mezzo ed è stato portato in un impianto di taglio a filo diamantato fisso nelle cave di Morpino, dove è stato ridotto in spessore, portando il tutto a circa 1,8 tonnellate. La riduzione di spessore è stata un incubo, non un rischio, perché nel momento in cui io affetto un blocco contenente fossili in maniera trasversale alla giacitura, se faccio un danno, di 9 mm, che è lo spessore del cavo diamantato, irrisorio, può piacere o non piacere, ma il danno. Ma se affetto in senso longitudinale, parallelo alla giacitura, e intercetto il dinosauro, faccio un danno inqualificabile. Il problema era che il peso del blocco era tale da rendere pericolosissima la movimentazione e la possibilità che il blocco si fratturasse come voleva lui, non come volevamo noi. È andata bene, perché bisognava limitare la possibilità di danno, ma ridurre il peso al massimo. A quel punto è iniziata la preparazione vera e propria per cercare di vedere cosa effettivamente c'era dentro. Sono state fatte tutta una serie di analisi che hanno confermato la possibilità di uso di un approccio chimico alla roccia. L'approccio chimico è documentato in letteratura, ma non era fino a quel momento mai stato applicato su campioni di quelle dimensioni. Quindi è stata sviluppata una metodologia così un po' fantasmagorica che permetteva di pompare l'acido sulle parti che si voleva far emergere dalla roccia. Abbiamo usato l'acido formico, che ha un attacco più violento, più rapido. Una volta ridotta meccanicamente la matrice, creando questa specie di macchia di leopardo di punti di ossa che spuntavano, sono stati direzionati i getti attraverso i quali veniva pompato l'acido nelle zone che si voleva evidenziare. Il problema dell'acido formico, acido acetico del genere, è che sono solidi, che vengono messi in soluzione, per cui quando il solvente evapora si ritorna ad avere una sostanza solida. Per cui dopo la fase di acidatura, alla fase di acidatura seguiva una fase di sciacquo ad acqua persa in maniera da eliminare tutti i residui di acido dall'osso. Asciugatura, consolidamento delle parti che emergevano, asciugatura del consolidante, altro ciclo. E così si è andato avanti fino a raggiungere quei risultati che si vedono nel museo di storia naturale.